Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata del podcast di Agile Balzo, i portatori dell'alba. Oh yes, leggiamo il libro quinto, anzi riassumiamo il libro quinto che si intitola L'ombra della vegliarda. Ma prima dobbiamo parlarvi di un piccolo torneo, non così piccolo perché stiamo cercando di fare uno dei più fighi eventi di Warhammer, ma in generale di giochi di miniature che siano mai stati fatti. Quando sarà, Bona? L'1 e 2 giugno. Dove? Casale Monferrato. Esatto. Cosa stiamo organizzando? In Piemonte, nel caso qualcuno... Sì, giusto. sì. Perché noi lo diamo per scontato. Casale Monferrato, provincia di Alessandria, se non sbaglio. Comunque, cosa stiamo cercando di fare? Praticamente stiamo cercando di... stiamo organizzando un evento abbastanza imponente in cui vogliamo unire molte realtà legate all'ambito nerd nostro, non soltanto Age of Sigmar, ma anche altri eventi, altri tornei, per far sì che... si venga a creare un evento molto inclusivo per quanto riguarda tutti i nostri ambiti nerd. Infatti, oltre al torneo di Age of Sigmar che stiamo organizzando noi insieme ai Vendemmiatori Implacabili, chi ci sarà, Andre? Ci saranno un torneo di The Old World, torneo gigante di Warhammer 40.000, torneo anche di Marvel Crisis Protocol, poi torneo di Malifaux, ci sarà anche Blood Bowl, ovviamente, fatto dei pugni d'oro, ci sarà Mordheim, ci sarà di tutto e di più. Ma buona, ma sarà solo per torneisti questo evento? No, perché noi stiamo cercando di organizzare un evento, come ho detto, per... i nerd, e quindi metteremo assieme ai tornei una serie di cornice in cui che però non sarà una cosa marginale, ma comunque sarà molto interattiva con come si chiamano le cose di pittura, sessioni di pittura. Grandi pittori che vengono, stiamo cercando di fare un mini Golden Demon, quindi se avete le miniature fighe venite, portatele. Ci saranno proprio i pittori che poi le giudicheranno. Stiamo creando un po' proprio un'atmosfera molto bella, quindi speriamo che ci siano anche stand, banchetti, di tutto. Sicuramente ci saranno un sacco di vetrine con miniature in mostra, ne portiamo già solo 10 vetrine vuote che saranno riempite di miniature, quindi sarà bellissimo quello. Ci sarà forse anche qualche, come si può dire, qualche diorama abbastanza interessante, sì. Quindi di tutto e di più. E sarà un bel weekend, veramente un bel weekend per stare in compagnia di persone che hanno la vostra stessa passione. O che volete fargliela venire, ma non gli interessa il gioco, ma gli interessa, diciamo, il mondo delle miniature dell'essere nerd come noi, fateli venire, comunque magari potrebbero appassionarsi. Inoltre il nostro torneo di, oltre a organizzare tutta la cornice, lo organizziamo anche insieme ai Vendemmiatori Implacabili, proprio il torneo di Warhammer Age of Sigmar. In questo momento il torneo ha i posti esauriti, ma abbiamo deciso di aumentare il cap. A quanto non lo sappiamo, stiamo ancora contando tavoli, cavalletti, di tutto e di più, però sicuramente ci saranno altri posti. Quindi state attenti perché a breve, penso subito dopo Pasqua, ci sarà già un aumento del numero di partecipanti e anche un aumento di premi a questo punto. Ragazzi, noi stiamo ipotizzando di superare i 50 premi, quindi vogliamo premiare di tutto e di più. Sarà molto bello, sarà molto figo e sarà un po' per tutti proprio, sia giocatori super agguerriti, quindi se volete giocare contro il top del top d'Italia, secondo me potete venire perché sono iscritti quasi tutti. Se volete giocare con partite un po' più tranquille e divertenti e affrontare gente nuova, venite lo stesso perché sarà pieno anche di giocatori che vogliono venire a divertirsi. Anche quello che noi incoraggiamo, soprattutto siamo già 120 giocatori, quindi sì, ecco, 120 sono iscritti, vogliamo aumentare, non lo so fino a quanto, ma fino a quanto ci supportate voi, ragazzi. Ma andiamo all'argomento del giorno, ovvero perché le doc sono belle. Perché c'è una doc in copertina. Allora, ci siamo lasciati con ecco ragazzi, se qualcuno non ha visto o non ha ascoltato i podcast precedenti o non ha letto i libri precedenti, io vi consiglio di andare a recuperarli perché questo è il quinto libro di una serie, quindi si attacca proprio alla storia dove ci eravamo lasciati. E ci eravamo lasciati, beh, con questa crociata a due code che ha una parte nel reame della vita, quindi a Ghiran, dove c'è stato l'incontro con Usher, ancora il cadavere, tra l'altro secondo me uno dei pezzi più belli di tutta la storia. Molto figo, ci l'hanno creato a scappare dall'ismo e stanno andando a cercare di fondare una città. Città che hanno già fondato invece ad Akshi. E questa città si chiama Braesgard. Questa è stata fondata praticamente in un covo di non morti. Insomma, non è andata proprio come studiato, perché alla fine la Pontifex Zenestra ha scelto di... basta, andiamo a fondare una città nell'unico punto un po' interessante dal punto di vista geomantico che possiamo raggiungere, perché avevano finito le scorte d'acqua, c'è stata un'altra scissione, un disastro. Non dirlo come se fosse una cosa voluta, hanno dovuto fare una città virtù, non avevano più nulla, forza, o lo fondavano o la fondavano. E quindi hanno fondato questa città. Invece da Amralaksha, perché c'è anche Amralaksha come protagonista, insomma, del libro di oggi, ci sono un po' di problemi. Ci sono i guerrieri di Khorne alle porte, che hanno posto sotto assedio la città da quando la crociata è partita, quindi Tali era addirittura tornata indietro, vi ricordo. E inoltre ci sono nelle vie della città topini, molto carini, e anche dei cannibali. E quindi la situazione è un po' drastica.
E noi parliamo proprio delle Daughter of Cain come intro, perché essendoci parecchi templi delle Daughter of Cain ad Amralaksha, sono quasi tutti vuoti, perché le Dock o sono a difesa delle mura, oppure si sono, diciamo, nascoste, perché anche tutte le arene di gladiatori sono in questo momento vuote e quindi stanno pattugliando, insomma, la città. Vuoto è il tempio di Nargarai, dove entra una figura incappucciata. Entra questa figura, inizia a camminare e le si affiancano due ancelle che stringono in mano delle lame. E la seguono, insomma, non è che la scortano, stanno proprio cercando di controllare se questo è un pericolo o meno. Quando la megera regina Itracha, che è colei che alla fine predica in questo tempio, quindi insomma è la sua casa, la riconosce e dice che lei è solo una sediziosa Aralda della Vegliarda ed è una di quelle che hanno messo in dubbio la legittimità divina di Morati Cain. Eresia! Infatti l'accusa proprio di eresia, di tradimento, di cospirazione, insomma, non è la benvenuta in questo tempio, la figura incappucciata. E questa risponde che invece Morati Cain è solo una ciarlatana, che lei in realtà venera gli dei antichi, che un giorno avrebbero fatto ritorno, le bugie di Morati Cain non attecchiscono nel suo cuore, e quindi, insomma, dice che Morati è una falsa dea. A questo punto Itracha dà uno sguardo, un ordine, insomma, alle accolite, che si accostano coi pugnali, pronte a uccidere questa Aralda della Vegliarda, che però si toglie il mantello, fa vedere che ha due bellissime ali nere, ha questi capelli bianchi lunghissimi che le coprono tutto il viso, e ha questo diadema che rappresenta un occhio in mezzo alla fronte, e poi posta anche un bastone runico, e scaglia delle piume acuminate che si tramutano in corvi, che assaltano le due ancelle e le mangiano i loro occhi, le lacerano la gola e quindi le uccidono. In quel momento si spalancano anche le porte del tempio, che sono state spalancate per l'appunto dai cavalieri dalle vesti nere, che iniziano a galoppare e a lanciare palle di fuoco nero-bluastre che anneriscono sia gli affreschi di Morati Cain e iniziano a combattere contro tutte le streghe elfe che stanno arrivando al tempio per difendere il loro tempio di Nargarai. Nel caso non foste molto a conoscenza di come o non avete seguito il podcast in cui parlavamo comunque delle Dock, gli stregoni non erano ben visti nella, diciamo, cultura delle Daughter of Cain, perché erano visti come esseri inferiori, quindi il fatto che siano a favore dell'Aura della Vegliarda non ci deve comunque meravigliare, perché se lei dice che Morati è una falsa dea, di sicuro loro che erano maltrattati da una falsa dea non ci mettono tanto a dire ok, allora stiamo con te. Esatto, quindi sembra ci sia una scissione in questo momento. Comunque nel combattimento c'è questa megera regina Itracha che inizia con la sua scinsa a uccidere un sacco di questi cavalieri, fino a quando sente qualcosa di soffice e morbido come la seta che la avvolge all'improvviso sia le braccia che le gambe e la costringe in ginocchio. Si capisce che questa fune d'ombra, questa rete d'ombra è controllata da questa figura che era incappucciata, questa figura alata che finalmente si presenta. Intanto schiocca le dita e si dissolve questo rete. Potere d'ombra, questa rete d'ombra, e si presenta col nome di Cretusa e si proclama una messaggera scelta di Morai Hag, cioè colei che legge l'ordito. Morai Hag, per chi non fosse familiare con la storia del vecchio mondo, era una divinità abbastanza importante degli elfi, era la dea del fato e della morte, dea alla pari di Cain, di Isha, di Azur, di tutte queste divinità qua. L'altra ovviamente l'attacca, dice sei una pazza, e Cretusa a questo punto, dato che l'altra è in ginocchio ai suoi piedi, le dice adesso basta, nessuna menzogna ha mai macchiato le mie labbra, ora è il momento che ti mostro la verità, e la sgozza, ma non la sgozza tagliandole la testa, proprio le apre la gola così c'è un fiotto di sangue. Una persona a modo, quindi. Sì, ma vabbè, le Daughter of Cain secondo me parlano abbastanza così. E poi la scaraventa all'indietro e fa colpire un bracciere di ferro con tutti i carboni ardenti che iniziano a ustionarla, le creano un dolore pazzesco. Però nelle fiamme ci sono tutte catene d'ombra che portano immagini che rappresentano sia un re con un mantello di maschere, e qui c'è già un po' da parlare. A me è venuto subito in mente Valerion, perché e ci sta. Re, Damasco, eccetera, Daughter of Cain. Buona, però parlando prima di un'altra teoria, che esatto, non è per niente male. Usharan stesso, perché il re di maschio con un mantello di maschere, lui stesso quando aveva parlato alla Stormcast nel podcast precedente, nel libro precedente, aveva raccontato che lei cercava questo cavaliere, che in realtà era una delle maschere che Usharan ha indossato durante la sua lunga vita. Quindi ci potrebbe stare che il re col mantello di maschere sia Usharan, perché lui aveva tante personalità, tanti, diciamo, ruoli che si era creato, ognuno una maschera differente. Ci sta molto pirandelliare come visione, mi piace molto. Poi ha altre visioni, montagne di teschi, ma poi vede una fenice che viene inghiottita da un sole nero.
Anche questo mi avvalora il re Fenice e era il re degli elfi, quindi la Fenice è proprio un simbolo di elfi. Il sole nero potrebbe essere Ulgu che finalmente mangia il re Fenice, finalmente Magari Malenia che prende il dominio degli elfi. Non lo so, io sono legato a quell'altra visione là, quindi ho collegato le due cose. Poi potrebbe essere potrebbe di tutto e di più. O la fine comunque del Feniciarum, per, e questo è brutto dirsi, per eliminarli in via definitiva, diciamo, dal... la storia che c'è in house. Sì, ho già tolto la miniatura, non posso più giocare, quindi ci sta. E alla fine si vede anche un mondo avvolto da fiamme verdi, con queste lance d'ottone che lo trafiggono, e questo invece è una cosa che già più ci viene alla mente, perché da poco è uscito il trailer di Age of Sigmar, quarta edizione, e queste lame d'ottone potrebbero essere le punte di Scarogne, tutte le fiamme verdi, può essere la muta pietra, quindi questo io l'ho collegato un po' più agli scavi. Ci sta, perché comunque il libro è uscito antecedente al trailer, quindi il fatto che noi adesso riusciamo a fare questo collegamento, perché comunque abbiamo visto da poco il video, è fresco in mente. Chi l'aveva letto all'epoca non aveva magari dato troppo peso, invece adesso si scopre che la Giuf sa fare il suo lavoro su queste cose. Figo, figo. A questo punto la Megera Regina finisce di bruciare, muore definitivamente, e il Tempio viene reclamato da questa Cretusa e dice che adesso è suo e la Dea Vegliarda può proseguire con i suoi rituali, infatti fa portare i sacri calderoni. Altri calderoni, yeah, fantasia! Oh yeah, beh, questa è tutta una religione sul sangue. Cambiamo un po' argomento, ma rimaniamo ad Amra Laksha. Quanto la storia, diciamo, della crociata del fuoco si divide proprio in quello che succede ad Amral e quello che succede invece a Braesgard. Partiamo con la città che ha tutti i soldati che stanno difendendo le mura esterne, ma la minaccia forse più importante è proprio lo sciame di uomini ratto che corrono per le vie in questo momento di Amral, ma soprattutto anche tutti questi contagiati che si stanno trasformando in cannibali e quindi scoppiano rivolte a destra e a sinistra. E noi abbiamo come protagonisti finalmente Annie Bertoll e Armand Callis, che sono questi cacciatori di streghe che finalmente... li abbiamo sempre visti, stavano sempre in questi racconti, adesso davvero diventano protagonisti di una parte di storia. E gli ha fatto anche dei modelli, se non erro. Ha fatto dei modelli molto belli, bellissimi. Io quasi che mi compro la banda così, perché è troppo figa. Se giocate di ruolo, secondo me va bene come gruppo di avventurieri. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Anche perché la storia che adesso vi vado a raccontare è quasi la storia di un party di D&D, ed è ecco, questa è una mia speculazione. Secondo me c'è un libro, cioè io ho visto che è uscito un libro con Annie Bertoll, secondo me il libro è più o meno questa storia qua, perché viene sempre qui viene raccontata come se fosse un riassunto di qualcosa di più grande. Io adesso riassumo riassunto, quindi andiamo proprio al nocciolo della questione. Quindi beh, già finito, grazie di averci seguito. no, vabbè dai, qualcosina devo pur dirlo. Allora, Annie Bertoll, Armand Callis si uniscono a Lissa Revenia, che è quell'elfa, penso elfa, che è una razziatrice di cripte Shaishana, quindi quella col cappuccio, il mantello e il rampino. Ah, okay. E poi Madama Verenzia, che è l'enigmatica testitrice che alla fine chiudeva un po' il libro scorso, quindi questa qua che sembra conoscere qualunque segreto della città a due code, quindi una figura abbastanza importante con cui Annie Bertoll aveva parlato in un bar, come si chiama il bar? In una taverna. In una taverna, ecco, grazie. Allora, loro si sono imbattuti, principalmente Toll, nella maledizione del sangue del re, questa che viene diffusa con questo vino che è recato ad Amral con il marchio di sangue del re, che è in grado di trasformare gli uomini e le donne in cannibali fuori di testa. E loro, Callis e Toll, si salvano praticamente per miracolo. Però Annie Bertoll è riuscito a catturare una vittima che, tra tutte le farneticazioni che ha detto, ha espresso questa frase dicendo che il vino benedetto sarebbe filtrato nelle vene di Amral. E Annie riesce a capire un po' la verità che sta dietro a questa frase, ovvero che stanno cercando di avvelenare la fonte vitale delle riserve idriche di tutta la città. A questo punto decide ovviamente di avvertire il grande conclave di Amral, che però, come tutte le macchine burocratiche, era completamente paralizzato, era tutto attento ai cornisi che stavano attaccando, a provare a tamponare anche il problema dei cadaveri, ma non ad agire in modo repentino e forte. Del cosa tipo, che... ne riparliamo magari tra qualche mese, ragazzi, tornati più tardi. Ne riparliamo quando il danno è fatto. A questo punto lui parla con il Lord Castellan Valius, che è il custode Akishano di Amral, che per fortuna questo Stormcast ascolta questi avvertimenti, però anche lui non ha truppe. Allora riescono a reclutare solo un distaccamento molto piccolo di corpi forestali che...
per capire i tipi, erano sotto accusa per insubordinazione, tentato ammutinamento, cioè insomma erano dei veterani, ma non erano proprio la creme della creme. Però avevano una cosa molto importante, conoscevano benissimo tutti i sotterranei di Admiral, perché nelle ultime missioni combattevano contro i goblin e contro gli scavi che si trovavano proprio là sotto, ed erano tutti soldati agli ordini del guardiano Hegman Gulley. E lui, questo Gulley, fa annusare a dei segugi il sangue che Annivertola aveva sequestrato, quindi questo vino che porta alla follia. E infatti sei di questi cani impazziscono immediatamente, attaccano e sbranano i loro addestratori ed è stato necessario batterli, ma altre bestie riescono a guidare nelle cripte tutti i corpi forzali che si chiamano gli Epuratori del Cripte, questo è il nome di questa compagnia, Cully, Stoll e tutti gli altri, come anche il Lord Castellant, lo Stormcast. E quindi ci si dirige sottoterra. A questo punto, per fortuna, Callis e Toll fanno guidare i cani quando guidare gli esploratori delle cripte, anche perché si scopre che c'è questi cunicoli che, diciamo, sono impercorribili, se non li conosci, è proprio un labirinto. Un labirinto sotto Amra. Lissa e Madame Verenzia se la cavano un po' meglio, quindi fanno capire che una conosce un po' la zona, l'altra, essendo una che va nelle cripte, grosso modo si trova a suo agio, e man mano che avanzano continuano a sentire del zampettare, del sibilare, hanno la sensazione di essere osservati. Sei di parte, Andra? Io gli scaven li tifo sempre, ma comunque questa volta non sono di parte, perché non sono scaven queste cose qui. No, mi hai colto la sprovvista. Oh yeah, forse erano scaven quelli che zampettavano, però qua quello che incontreranno è ben peggio. Alla fine raggiungono finalmente le antiche opere sotterranee, che è, diciamo, questa zona, questo stanzone colossale, dove ci sono tutti acquedotti abbandonati, tutti i tubi, tubature da tutte le parti, sulle pareti, sul soffitto, sottoterra, anche semi nascosti da una discussione alla fanghiglia. Insomma, c'è tutta questa zona abbandonata dove, a quanto pare, è il fulcro dove viene smistata tutta l'acqua che viene importata da Emerald Gear. Perché ricordiamoci che qua su Aksha acqua ce n'è ben poco, c'è molta più lava. Quindi tecnicamente da qua c'è un collegamento all'altro, c'è tipo un reagente sì. Qua collegato là. Eh beh sì, certo. No, però qua, le tubature vanno direttamente di là. E penso che ci siano le tubature che passano per il gate. Interessante. Sì, perché comunque l'acqua e il cibo arriva proprio dall'altra parte della città gemella. E soprattutto qui viene descritto molto bene che lungo il soffitto ci sono tutti queste condutture di bronzo che portano il vapore, portano l'acqua, alcuni tubi stanno già sferragliando e poi ci sono poi cascate d'acqua che scendono da qualche parte quando la pressione va un po' su. Insomma, la situazione non è semplice. Per fortuna, uno degli esploratori da giovane aveva lavorato in una stazione di pompaggio e la riconosce come essa e fa capire che questo è uno snodo davvero fondamentale. E tra l'altro spiega che alcuni di questi tubi portano così tanta acqua che se ci fosse stata un'inondazione in questo punto qui, la maledizione del sangue del Re sarebbe diffusa in modo completamente irreparabile. Perché questo qui è il punto che si viene contaminato, poi dopo si diffonde in tutta la città e tutta la città ha l'acqua avvelenata ovunque. Il problema di questa maledizione è che è anche subdola, perché la gente non se ne accorge fino a che non impazzisce, ovviamente. Mi sembra anche giusto. Quindi si può dire che hanno avuto la classica botta di culo dei gruppi di avventurieri che girando a caso arrivano alla zona giusta. Ma mica a caso, alla fine sono stati sti cani che li hanno guidati lì, quindi hanno fiutato l'odore del sangue del Re e li hanno condotti. Però mi preoccupa che non hanno ancora trovato nulla legato a quello che hanno fiutato. No, un momento. Quando arrivano nella stanzona principale c'è una gigantesca cisterna scavata nella roccia, che è una specie di enorme bacino artificiale sopra il quale c'è tutta una struttura a forma di culla, insomma, collegata ai tubi come se fosse una specie di ragno metallico gigantesco, e l'acqua della cisterna è color cremisi. Aia. Tutte le condutture sono coperte da strisce di pelle scorticata. E ci sono rozze statue fatte di carne e ossa. Quindi iniziamo a capire che cosa è che zampettava nell'oscurità. Da ogni direzione iniziano a sentire delle grida. C'è qualcosa che sta succedendo, fino a quando appaiono davvero i ghoul che si accalcano sull'orlo di questa cisterna. Ma una fiumana inimmaginabile di ghoul da tutte le parti. Tanto che Annivertol dice a Armand Callis che non c'è neanche il tempo di mirare. Scappiamo, andiamocene da qua. Lissa, per dire, se n'era già andata e stava già arrampicando sull'impalcatura. Mica scema la ragazza. Aveva legato una corda su cui far arrampicare Callis e Toll, e c'è Annivertol, che è quello più anziano, che intima al giovane di andare. L'altro dice: ma tutti i suoi soldati, Eggman? E Toll dice: li lasceremo qui a morire.
E l'altro dice, ma come no? E fa, ti sei fatto un conto di quanti gol ci sono? Hai contato quanti proiettili abbiamo in tutto? Non c'è scampo. Mi sembra Si cinico, sacrificheranno per la ma... città, insomma. E tra l'altro dice, se non disattiviamo adesso, in questo momento, questa stazione di pompaggio, tutta la città verrà infettata. Ora devi muoverti. E così si arrampicano tutti verso questo bacino Ok, corrotto. enorme comunque, quindi a È tutto quanto... colossale, sì, ma tutto quello che viene descritto in tutti i libri di Age of Sigmar io l'ho sempre visto come non colossale, qualcosa di più. Anche queste crociate che sono partite sono veramente milioni di persone, non centinaia di migliaia, proprio milioni di persone che vanno, quindi anche se hanno 100.000 vittime in realtà non si nota neanche, una roba incredibile. Anche qui le dimensioni sono colossali, ma questa Ammeral è a tutti gli effetti grossa come un continente la città, quindi è una cosa Beh sì, in effetti i gigantesca. piani, a quanto mi ricordo dalla descrizione che avevamo fatto I poco tempo piani hanno fa, tantissimi sono continenti, enormi. quindi i piani Sì. sono come la Terra se non di più, e ci sono queste città che sono grosse come continenti, magari non il continente più grande di tutti, ma mica piccoline. Comunque, i nemici sembrano non finire più, travolgono tutti i cacciatori che sono rimasti giù. Kallis, Lissa e Tol, per fortuna, riescono a raggiungere la piattaforma dove si trova. Sì, Bola stava Intanto dice, contando, ma... l'altra sparisce un attimo, io non so che fine abbia fatto, ma comunque non sembra essere morta, perché poi mi pare riappaia. Comunque, loro si trovano su questa piattaforma dove c'è una specie di bunker dove vanno tutti questi tubi e un sistema di leve. Insomma, trovano la stanza di controllo dove riescono un po' a gestire tutto. Toli inizia a tirare le leve un po' a caso. Gruppo di D&D a tutti gli Questo è effetti. un gruppo di D&D, provoca delle fuoriuscite di vapore e Kallis a un certo punto si affaccia alla balaustra per vedere cosa sta succedendo di sotto e viene subito aggredito da delle unghie, delle grinfie giallastre che per poco non gli spazzano via la faccia, non le staccano di netto. Lui cade all'indietro e spara in direzione di quello che sta arrivando e vede un Gull King che prende Lissa e poi la lascia quando viene colpito dalle due pipistole di Kallis che gli spara proprio in faccia. La superficie del lago di sangue inizia ad agitarsi e dalle onde emerge un enorme drago zombie, completamente scarnificato, e il Gull King gli salta in sella. Adesso che il Gull King sopra il drago zombie riparte, si vede che metà del volto è partito. Cioè, i colpi di fuoco gli hanno spazzato via mezza faccia, questo è ancora vivo, non se ne preoccupa. Ha fatto 6 E più di After 6, chiaro. evidentemente. E inizia a lanciarsi col drago zombie a colpire la piattaforma per intanto spaccare i tubi, poi rovesciare tutta l'acqua, poi buttarli giù. Infatti, i tubi iniziano a ammaccarsi e uno dopo l'altro tutti iniziano a rotolare verso l'orlo diciamo, di questa piattaforma. Scena da film classica. Annivert Toll rotola giù, si afferra al pelo. Kallis allunga il braccio per prendere il compagno. Lui perde la presa e cade nel. E scompare. E cade Annivert Ok. Toll. Precipita, precipita, ma ciò che Kallis non viene è che viene afferrato al volo da una figura con le ali nere, che lo acchiappa e Kallis in questo momento invece è attento a sparare a sto cacchio di drago che viene colpito a un certo punto da sfere nerazzurre di fuoco scuro e iniziano a prendere tutto fuoco e piomba terra. A questo Non c'è di che, oserei dire. punto Annivert Toll, ancora vivo, viene gentilmente appoggiato sui cadaveri che ci sono giù con i cavalieri elfici che stanno ormai provando a salvare il tutto. Tra loro c'è anche Madama Verenza, eccola qui che riappare, e anche Lord Castellant che era giù che stava ancora combattendo. E proprio questo Valius, quando vede il drago che crolla, salta sul dorso del drago, uccide il Gull King decapitandolo, e poi dopo tutti insieme spaccano completamente il drago. Invece Ravenia, tipa delle cripte, e Kallis tornano ad armeggiare con i comandi nella sala di controllo e finalmente trovano un pulsante, probabilmente rosso, con spegnimento di emergenza. Lo premono e isolano questa stazione di pompaggio da tutta la rete idrica di Amber. Quindi in questo momento la città è salva. L'importanza di mettere i cartelli sopra i tasti, signori. Perfetto, e questa è la storia di Ammeralaksha. Ma come sempre, vediamo un po' le figure nuove che sono emerse. Parliamo in questo momento, direi, di Kallis Toll e di tutta questa banda qua. Allora, Annivert Toll è uno dei membri dell'ordine di Azir che serve Sigmar, quindi è a tutti gli effetti un cacciatore di streghe. La sua vita è stata costellata di avventure, è un personaggio abbastanza centrale in moltissime storie di Warhammer Age of Sigmar, ed è descritto ormai come uno dei combattenti più esperti di assoluto, proprio che difende ancora l'impero del Dio Re. Insomma, ha un'esperienza
incredibile, conosce tutto di più, è proprio un vero avventuriero, sa dove dare la caccia ai vampiri, sa come rispedire nell'oltretomba una banshee, sa dove attaccare un ogre, insomma, lui Sa fare tutto. sa fare tutto, proprio la sua esperienza lo porta avanti. Viene descritto come un uomo in questo momento un po' logoro e molto vigoroso perché beve sempre l'acqua Giranis, quindi in realtà lui ha ancora parecchia forza, però il suo corpo è quello di una persona avanti con l'età. È comunque un umano, tutti gli effetti, quindi. Certo, e inoltre anche il suo animo è abbastanza logoro dal punto di vista che lui ha guardato delle tenebre fin troppo a lungo. E quindi, fin tanto che la forza in corpo, continuerà a difendere l'impero di Sigmar. Però non è un illuso, cioè un illuso, ancora un giovane con tantissime speranze nella moralità umana, come Armand Callis. Armand Callis è un ex ufficiale della Gilda Libera, lui è nativo di Gur, proprio della fortezza di Excelsis, ed è lì che ha incontrato Annivert Toll durante una rivolta tsingiana, nella quale Armand Callis ha veramente combattuto per aiutare la propria città a uscirne, ed è stato a questo punto reclutato da Annivert Toll, che l'aveva notato, nell'ordine di Azir. Da quel momento in poi si sono trasferiti poi su Amerlach, cioè sono praticamente inseparabili, mentre Annivert Toll ha tutta questa esperienza, eccetera. Armand Callis, insomma, usa la determinazione e soprattutto le sue pistole per sopperire quando non ha la conoscenza, insomma, del suo compagno. Detto ciò, Bona, ci parli dei prossimi personaggi? Esatto, abbiamo, come diceva Andre, questa Lys Revenia che ho scoperto è originaria del Regno della Morte Dish, e si Shaish. ritrova su Shish, Shaish, In America lo chiamano Shaish, in ok. Inghilterra lo chiamano Shaish. Comunque, Shish, perché è di origine shishana, Shishan, c'è un po' di Shaishan. H, messa a caso. Va bene. E perché è qua? Perché è stata, durante lei, una tombarola di professione, durante uno delle sue colpi. È fallito miseramente, è costata la vita, tra l'altro, a un suo compagno d'avventura, di cui porta il teschio dietro, Ok. che tra l'altro ha dei Che poteri. bello. No, Ah, che genera ok. uno spirito che lo aiuta a raggiungere zone che non può raggiungere altrimenti. Ok. Ed è stata quindi, diciamo, assoldata da Toll, perché sennò la sua fine sarebbe stata molto meschina. E quindi lei ha modo di provare a redimersi, aiutando appunto i cacciatori di Azir, l'ordine di Azir. Tra parentesi, non è detto che sia un elfa, come ho detto io Non è prima, perché non è specificato. specificato la sua parte. Io l'avevo immaginata elfa, potrebbe essere benissimo un'umana. Poi abbiamo Madame Verentia, che a quanto pare è una che sa tutto di quello che succede a Amerlaxia. È una signora degli intrighi. Si dice che non ci sia sotterfugio di cui lei non sia a conoscenza. E molti che però tramano nell'ombra pensano che lei sia una figura mitologica, fin tanto che non se le trovano davanti e si le mangiano. Ah, esisti? La cosa per cui lei sa tutto è perché le sue spie più fidate sono animali semplici, Eh sì. topi, corvi, perché gli è stato regalato da un essere non meglio specificato un artefatto che gli permette di proiettare la sua volontà, la sua mente in creature più semplici, quindi avere informazioni dove normalmente spie normali non potrebbero accedere. Toll, che lavora con lei da anni, però non sa pochissimo di lei, sa soltanto che a lei interessa che Amerlaxia sia al sicuro e tanto gli basta. Hanno Perfetto. un obiettivo comune. Bene. Infine, l'ultima aggiunta di questa combriccola, che è Valius, custode Akshano, è talmente antico che lui era presente quando è stata fondata la città e hanno costruito delle fortificazioni. Sa che questa città è costruita sopra una città ancora più antica, infatti le rovine di un evo perduto, quindi chissà quanto si perde indietro, e a differenza di molti Stormcast non si occupa della difesa esterna della città, ma è la sicurezza interna. Lui sa che non ha modo, perché comunque i Stormcast non sono probabilmente messi del sotterfugio, lui infatti si affida spesso a Toll, l'ordine di Azir, per incarichi più pericolosi all'interno della città. Ok. E lui ha il suo oggetto particolare, che ognuno apparentemente, come abbiamo visto, ha qualcosa di un po' più particolare, ha la Clavis Magna, che è una chiave che permette di entrare in una porta e uscire ovunque su Amerlaxia. Figo. Il problema è che non ha il dono dell'ubiquità, quindi può e ha agito in più volte per affrontare magari culti arrivando all'improvviso, però non può essere ovunque, infatti si fa aiutare da Toll e i suoi compagni. Bene. Adesso andiamo avanti sempre con la crociata del fuoco e quindi rimaniamo su Akshil. La città di Braesgrav è stata fondata e a questo punto ci troviamo proprio lì, con i primi esploratori dei gruppi forestali che iniziano ad entrare nelle profondità del monte Cinerino, che è proprio la montagna dove hanno fondato la città, e trovano delle catacombe. Che strano, città Oh di cioè, yeah! non morti, non mi sarei mai immaginato trovare delle catacombe. Però ci sono file e file di sarcofagi, tutti decorati col simbolo della ruota. Col Come scusa? simbolo della ruota! Stavo per dire, ah, gli daranno fuoco. No. No! E poi ci sono vene di metallo incandescente che solcano la montagna, che sono antracite, actracite pura. Queste
e quindi è una risorsa super super rara e dà un valore inestimabile. E chi l'ha trovata? A Zemestra. In realtà hanno fondato un posto abbastanza furbetto. Oltre ai corpi forestali, qua si vede che c'è anche un folto numero di dispossessed, dei nani, insomma, di spodestati, come dicono in italiano, che vengono guidati dal re guardiano Norfi Grimglint, che vanno al Monte Cinerino giustamente per intanto fare un bel sopralluogo, ma soprattutto per allontanarsi da quelli, dagli squinternati come caccole sniffa funghi, e qui si riferisce ai fanatici della ruota. Non gli svuotare neanche troppo torto. Gli altri chiamano gli svitati, quindi insomma... alla fine non tutta la crociata che è rimasta è così infervorata come la Pontifex che la comanda. Comunque più scendono negli abissi, più la temperatura cala e cala e cala, fino a quando entrano nel cuore della montagna, in questo enorme mausoleo che ospita un'immensa cattedrale sigmarita, e sul pavimento c'è una grandissima ruota, per l'appunto scolpita, da cui c'è una, in cui c'è una fossa oscura e nera come la pece, che si capisce essere un cancello passaregni, e un cancello passaregni per Shaish, per il regno della morte. Ah, all'improvviso, mentre loro stanno analizzando il tutto, la temperatura crolla repentinamente. Tra l'altro un giovane geomante del collegio era molto vicino alla ruota scolpita, quindi al portale, e sente la pelle che gli diventa sempre più secca, sempre più fragile, come un'antica pergamena che viene spazzato via dai turbini di vento. Cala il silenzio. Poverino. Sì, no, mi era fatto descrivere una morte interessante. Ci hai fatta fare tutta la crociata, crepi così. Bene. Cala il silenzio, enormi fiamme verdi avvampano dalle viscere del portale e iniziano a uscire un sacco di spettri che si fiondano subito sui portatori dell'alba. I nani vengono, beh, innanzitutto alzano tutti gli scudi all'unisono, ma vengono comunque abbastanza travolti da questi fantasmi e iniziano a combattere. E c'è questo combattimento tra Duardin e Nighthaunt, che a tutti gli effetti racconta un po' quello che abbiamo raccontato quando abbiamo parlato nel podcast di Nighthaunt, ovvero, ecco, tra l'altro, se siete interessati all'argomento andate a recuperare il video, è abbastanza ben analizzato, comunque, che questi Nighthaunt possono essere colpiti solo da chi crede di poterli a tutti gli effetti danneggiare con le proprie armi. Quindi se tu sei già in preda al panico e loro il panico te lo instillano, le tue armi diventano completamente inutili, non, cioè passi attraverso come se stessi fendendo l'aria, invece se sei uno che ci crede, riesci a combattere. I nani ci credono? Abbastanza, non del tutto, ma abbastanza, fino a quando non emerge niente proprio di meno che Reichenor, il tetro araldo, nelle pendici del Monte Cinerino, quindi personaggio quello con le candele. Ah, sì, quello molto figo. Fighissimo, quello che era uno studioso che cercava, che praticamente aveva sfidato Nars nella vita, perché voleva essere una specie di necromante più potente di lui. E finisce bene quando sfidi una divinità di solito. Benissimo, benissimo. Norfi, il re dei nani, si lancia contro Reichenor nella speranza che, distruggendo lo stregone, riuscirà a mutare le sorti della battaglia. Però solleva la sua ascia, ma il colpo non va a segno, perché l'empiamente riferisce che la falce di Reichenor cala più in fretta e lo decapita. C'è anche il braccio più lungo, vorrei notare. Bravo. A questo punto i nani, incavolati neri, marciano verso l'Orda degli Spiriti, pronti a vendicare il loro re. Probabilmente non si aspettava questo risultato, Reichenor. Sì, però il tutto viene smontato con questa frase che vi cito: nessuno di loro fece ritorno. Quindi non è che va tanto bene a questi nanetti. Mi spiace, Ambro. A questo punto Reichenor convoca i fiammantasmi, che sono la nuova unità. Bellissimo il nome in italiano. Grazie GV, ci date belle storie, sì. Ma... fiammantasmi, cioè veramente li hanno tradotto così. Ad ogni modo, questi qui sono la nuova unità che è uscita di Nighthaunt e si capisce che hanno il compito, insieme a Reichenor, di imprigionare la magia di Shaish proprio nei depositi di pietra tizzone, affinché non bruciassero di fiamme, ma bruciassero di fiamme gelide, di fiamme che fossero in grado di corrompere l'anima, e quindi volevano creare il Monte Cinerino come un enorme rogo della morte. Ah, per una zona tranquilla per chi non è morto. Esatto, ma prima di tutto ciò c'era il caso di sconfiggere qualcuno, ovvero Zenestra. E Reichenor si dirige verso la superficie proprio per affrontare Zenestra, che tra l'altro ci viene descritta in un modo un po' diverso dal solito. Ah, lei sì? È sempre stata super sicura, super determinata, impassibile. In questo momento si capisce che è una donna allo strapo delle proprie forze, dalla descrizione che le fanno. Ah, non me la sei aspettato. Beh, caspita, ne hai visto di cotte di crude. Però è una estremamente fanatica religiosa, quindi... Ma quello sì, però anche il suo corpo, cioè, alla fine inizia a cedere un po', proprio devastata, non ha quasi più forze. Quando escono tutti questi fantasmi da tutte le parti,
I più coraggiosi si mettono in formazione castellita, molti altri iniziano a scappare e anche per loro però non c'è scampo perché gli elmi d'argento che si danno alla fuga vengono inseguiti dai cavalieri fantasma che li abbattono tutti e quindi non fugge nessuno. A questo punto si ritrovano costretti a resistere, viene dato ordine ai cannoni di aprire il fuoco, però anche qui gran parte dei proiettili passa attraverso le creature incorporee perché dipende dalla volontà di chi spara, se poi il proiettile... Ah, quindi si trasferisce. Se tu sei preoccupato e spari, il proiettile passa attraverso, se invece tu sei convinto di ucciderli, il tuo proiettile va a buon segno. Ma per fortuna Zelista ha un'arma nascosta, un'arma nella manica. Una ruota. No, meglio... Ah, i fanatici, i flagellanti, quelli sono convinti! E infatti sono il corpo, che di solito sono i più scarsi di tutti, invece in questo combattimento qua sono quelli che fanno più di danni. Gamma. Il top di gamma contro i tanto, perché loro si lanciano con i loro flagelli, si flagellano da soli, ammazzano fantasmi, una roba incredibile. Fino a quando non arriva a tutti gli effetti Reikenor, che sempre in groppa al suo cavallo, che si chiama Killaron, e inizia a evocare ancora altri fantasmi, si lancia la carica e si dirige diretto verso la Pontifex Sinistra. E poi c'è questo scontro dove Reikenor l'accusa di aver sfidato il volere del suo necromante, di Nagash, perché, e dice qua, hai tentato di negare al mio signore ciò che gli è dovuto. La tua anima gli appartiene e sono qui per raccoglierla. E oltretutto lei è famosa perché nella storia non invecchia mai e quindi a quanto tutti pare si nutre delle anime di chi porta il suo scranno. Infatti quando dicevi che era stanco ho detto ma non può mettere sul panchino un paio di persone da quanto parte sta finendo questi succhi umani. Comunque lei replica ovviamente, dice che la grande ruota non ha paura eccetera. Allora Reikenor cosa fa? Si avvicina a lei e poi spegne le sue candele. Aspettandosi che la fiamma, cioè, sai quando lui spegne una candela estingue l'anima da qualche parte, convinto di guardare Zelista che muore, e Zelista non crepa nei portatori, giusto per capire, quindi qualcuno crepa, però lui è stupido perché non sa di questa cosa, tutti non sa come funziona, ha sbagliato candela, lui era convinto e invece lei niente, e a questo punto lei inizia a evocare fulmini che già prima stava usando i fulmini per combattere contro i Netanyahu, adesso gli scaglia contro Reikenor che è costretto insomma a scappare nelle viscere del Monte Cinerino. Però non finisce qua, perché la città sta per essere fondata, nel senso, no, è stata fondata, però stanno creando le prime strutture, quindi non è ancora una città fiorente. Ma questo succede più o meno dopo quanto che stanno fondando? Ma dicono che i primi edifici non sono ancora stati completati. Io non so se vanno ai ritmi cinesi, in quel caso in realtà non è che ci mettono tanti a tirare su un edificio, però comunque... Però anche comunque i ritmi sono un po' stanchi, secondo me, un po' provati. Quindi... Sì, sì, non è che avviene dopo tanto tempo, anzi è una cosa abbastanza repentina quando viene fondato il tutto. Comunque, viene descritta di nuovo Zenesa che deve un attimo ripigliarsi, le carcasse avvizzite che erano i suoi portatori del palanchino, quindi siamo capiti che... Colpa dei Netaunt. Colpa dei Netaunt. E Zenestra ci sviene. Oh yeah. Niente palanchini da ciucciare, sto giro. No. Il cielo si tinge di verde Netaunt. Esatto, sarebbe stato un cambio figo. Comunque, verde Netaunt e prende il comando il vice di Zenestra, che è il maresciallo Iten Trask. Era già apparso, non sbaglio. No, non era ancora apparso. Ha un altro qualche... Cambiano che, la velocità. Per la prima volta propone una ritirata strategica. Quindi, ma i flagellanti ovviamente vogliono portare un assalto totale. Quando viene proposta una ritirata strategica, chi si drizza al suo palanchino? Zenestra che... No, andiamo! E a questo punto, come ha sempre fatto dall'inizio di questa campagna, andare avanti, marciare, combattere, scontro frontale! Niente ruote! Niente ruote! E quindi scendono giù, porta con sé i più ferventi devoti della ruota, perché gli altri hanno capito che sono inutili, ed entrano sottoterra nelle radici del Monte Cinerino. Zenestra, tra l'altro, appoggia le mani, si crede Gandalf a un certo punto, appoggia le mani su un muro, sul fianco della montagna, e apre una stretta galleria. Quella si chiama botta di culo. Quella si chiama Mellon. A questo punto loro passano in questa fratta e giungono direttamente al cuore della montagna, dove ci sono tutti i Nighthound. I veri devoti del culto della ruota si lanciano la carica e c'è uno scontro fighissimo contro i Nighthound incorporei, che il fatto di essere incorporei contro questi qua non funziona, e quindi c'è un bellissimo combattimento. E c'è proprio questa, diciamo, irruzione anche all'interno del mausoleo del Monte Cinerino, quindi della basilica che c'era lì dentro. Si ribalta la situazione, quindi, rispetto a prima. Sì, esatto. E al centro di tutto, però, c'è comunque Reikenor, lì curvo.
lui voleva, alla fine, stava cercando di concludere il rituale per trasformare tutta la pietra Tizzone in questo faro di morte, e Zenestra lotta con tutte le sue forze per impedirlo. All'inizio appare che Rechenor sia in vantaggio, e le fiamme verdi iniziano a lambire anche il corpo della Pontifex, le sue vesti prendono fuoco, però Zenestra intona delle parole che nessuno aveva mai più udito dall'età del mito, ma non ci dicono quali sono. Rechenor interetreggia spaventato, e Zenestra sprigiona questo incantesimo. Tutti prendono fuoco. Fiamme argente coprono qualunque creatura e tutti gli abitanti della notte avvampano di questa energia che brucia anche gli spettri stessi. Anche le fiamme spettro, no, come erano già i fiammantasmi. E Rechenor riesce a malapena a fuggire attraverso il portale, il cancello Passaregni, e giura vendetta eterna su Zenestra, ovviamente, le classiche cose, che all'improvviso rimane lei sola in questa caverna colma di cenere. E tutti coloro che l'avevano seguita sono morti. Plot twist! Arsi vivi dalle sue fiamme. Quindi ha bruciato fantasmi e vivi. Quindi ci avevo quasi preso. Quindi ci avevi quasi preso. Escono solo i due personaggi col nome. Uno scappa e Zenestra poi cade in ginocchio, svuotata di ogni linfa vitale. Non morta, però dicono così. Quindi, ragazzi, potrebbe... Io non credo, perché c'è già svenuta un attimo proprio e si trizza. Se qualcuno proprio non l'ha ritirata, questa si ripiglia. Però vuol dire che hanno fondato in un bel posto. Molto bello, molto bello. In un portale del Regno della Morte, controllato a quanto pare da Nagash dall'altra parte. Quindi, oh yeah. Good job. E questa è la storia della Ammer Aksha. Cosa ne pensi, buona? Ti è piaciuta? Ma, devo dire, non mi dispiace. Mi viene, purtroppo, mentre raccontavano alcune cose su cosa succedeva ad alcune parti della crociata, che stanno lentamente facendo fuori tutto ciò che non è umano dalle crociate. Però è il primo pensiero da giocatore. Per quanto riguarda invece il background, è un plot twist notevole, perché comunque non mi aspettavo, qualcosa sotto la montagna, perché ci sta, era una città di non morti. Però di trovare... Anche parte arrivavano, no? Però ci sta che magari arriva un'altra parte. Un portale direttamente sotto la città, direttamente collegato al Regno della Morte, con un piano subdolo al proprio interno, non è stata una cattiva idea. Mi è piaciuta questa cosa che hanno messo, perché comunque può dare, se la città dovesse essere una di quelle due che sopravvive, hanno dato comunque, diciamo, uno spunto per tante storie che da qui lì si possono sviluppare. Certo. Quindi devo dire che la GV di nuovo ha fatto un buon lavoro in questo caso qua, con mettendo in risalto il fanatismo dei flagellanti, che serve. Oh yeah. Invece c'è gente che va a morire per rallentare il nemico e gente che è efficace. Anche. Ma è efficace. Comunque muoiono tutti, quindi questi flagellanti non ce la fanno. È una noble causa, Andra. Comunque, ragazzi, a me è piaciuto un casino il fatto che mi hanno diviso anche quello che succede su Ammer Aksha, ce l'abbiano fatto vedere. Perché sì, a me Annie Bertold è onestamente un personaggio carismatico che mi piace, e quindi a me è piaciuta questa specie di party di D&D da un lato e la crociata dall'altro. Però adesso direi di spostarci nel Regno della Vita, dove tutto sta andando bene. Va tutto bene. La crociata guidata dai Scylla Thorgan era chiaramente in fuga dai Gaul. Possiamo dire che stava avanzando dritta verso la vita, ma secondo me aveva lasciato le spalle l'istmo e stava avanzando in modo veloce, perché c'erano tutti i Gaul che stavano inseguendo. Però, a quanto pare, le minacce peggiori non erano i Gaul che li inseguivano, ma bensì dei crociati che erano sopravvissuti al banchetto di Ushuron, che erano tormentati da incubi, e fin lì tutto sommato ancora bene. Però, quando un portatore dell'alba ha completamente impazzito, ha trovato l'occhio a un ufficiale, hanno deciso di tenere isolati tutti questi affetti da una follia temporanea, così viene definita. Nel frattempo viene descritta Scylla Thorgan come una persona sempre più strana e che non sente la fatica, con uno strano luccichio verde negli occhi, e la sua pelle, che sotto un certo tipo di luce sembra avere i motivi del legno. Ah. E, particolare. Sì, già lei non si sfila più i guanti, quindi già sapevamo che... Ah, è vero, che lei era una maga legata molto alla vita, quindi mi sa che abbia una nuova dride. Sta diventando un alberello. Questo è come viene descritto. Comunque, a un certo punto, passato questo ispo, la crociata si trova in una biforcazione dove ci sono due grandi fiumi. Uno si chiama il Corso Appassito e l'altro si chiama il Voril, che tra l'altro viene descritto che questo Voril porta a una diga, la diga Voril, che però è da tempo in disuso, e poi porta a questa roccaforte che si chiama Attraversamento di Nightwaite, che a quanto pare sembra essere stato scelto come la prossima tappa della crociata. Infatti questo è un avamposto dove c'era questo fondatore,
che era un maresciallo chiamato Evander Naithwaite, che aveva già comunicato quando la crociata stava per partire con degli emissari che lui sarebbe stato ben disposto ad accogliere la crociata qualora fosse passata nelle vicinanze della sua Quindi roccaforte. c'è qualcuno di vivo da queste parti, non è solo un... Sì, no, beh, come sai, nei reami immortali ci sono questi avamposti, queste microcittà vive, che poi come sopravvivono è quasi impensabile. Però a quanto pare qui Vai ce n'è una, dai. dopo l'Oltralismo c'è questo qui, la Ah, traversa come c'era del stata anche una su Ammeraláxhá, che è una delle prime che hanno incontrato, che poi è esplosa. Anche. Sì, o come Forte Gallus, qui. Sì, ce n'è parecchie, già parecchio, oddio, ce n'è alcune. Questa sembra essere la loro prossima tappa, e per ora prosegue tutto bene. Riescono a vedere attraverso il vento di Naithwaite, e tra l'altro quando si avvicinano scoprono un'altra fortuna, che c'è il sottomaresciallo Van Dyce che sta cavalcando verso di loro per accoglierli, e ha tutto quell'altro contingente che non era andato da Ushura. Sapete che prima di andare direttamente verso Ushura, che questa magione che sembrava attirare i crociati, si era divisa la crociata in tantissime microcrociate a cercare tutta la strada? Benissimo, questo sottomaresciallo ha trovato la strada, e quindi ci sono un sacco di altri crociati che si uniscono con il ramo principale, quello guidato dai Isildatorian. Posso dire che ogni volta succede qualcosa di bello, io ho sempre paura del proseguo. Sì, fai bene, però qua per fortuna riescono ad arrivare, conoscono il maresciallo Naithwaite, e a quanto pare si mettono tutti al riparo in questo attraversamento, in questa roccaforte sul mare, e la fortuna vuole che erano giunti proprio dei rifornimenti da Amber Giran 2 giorni prima e riescono a sfamare tutti. Come ci è arrivata la roba? Via mare, Ah. via mare, Non via fuoco, lo potevano far so. partire la crociata anche via Ma lì sono mare. gli Aidoner, sappiamo che non va tanto bene anche via mare, cioè è un casino da tutte le parti. E poi i crociati devono comunque patire e Contenti loro, contenti tutti, oserei marciare. Più una dire. barchetta che ce l'ha fatta. E ha quindi un paio di giorni tutti i crociati, diciamo, si riposano, si ripigliano un pelo, riescono a mangiare, possono bere finalmente acqua e tra l'altro riescono a riempire le loro fiasche con calici con vino, con birra di fuoco ammeralliana, e quindi Anche vino? anche vino, è scritto, Spero che non sia il vino che c'era a Meraccia. proveniente da centinaia di anfore marchiate con lettera R che arrivano da Ammeraghiran. Tra l'altro i soldati sono abbastanza lieti di poter riposare, però notano che tutti gli abitanti dell'attraversamento sono abbastanza riluttanti a stare in loro compagnia, mentre questi crociati cantano, fanno festa, eccetera, festeggiano di essere ancora vivi, gli altri si tengono un po' in disparte, quindi non è proprio un posto super gioioso. Infatti quando alla fine decidono di ripartire, dopo un paio di giorni, non è che sono così rattristati, nel senso che vogliono fondare la loro città, non è che hanno trovato gioia in Sì. questo posto qui, non è che vogliono fermarsi qua. Nel frattempo, Ushuran fa il pagliaccio, nel senso che, vi ricordate che è stato colpito da un proiettile, eccetera, gli piace recitare questa Il farsa ferito. del ferito, e quindi lo recita davanti ai suoi gaul perché vuole vederli rabbiosi, pronti a difendere il loro re, ad andare in guerra No, per mi il hanno re. guardate qua, mi hanno ferito, Esatto, che esatto. male. Quindi tutta sta scenetta, invece lui dice chiaramente che, bah, volesse, non avrebbe neanche 7 proiettili di quel calibro nello stesso punto avrebbe potuto scalfire la sua corporatura, quindi figurati. E niente, ancora sanguinante, si lascia comunque sanguinare e va in cima al fiume Vorril e fa sgorgare il proprio sangue nel fiume Vorril. Oh yeah! E Maledetto. il fiume diventa a tutti gli effetti un condotto che trasporta la maledizione del re cadavere in tutto il resto. A questo punto la crociata parte, lascia il sottomaresciallo Van Dyce a difesa delle retrovie con diciamo, tutti i guerrieri di Naithwaite. Nel frattempo, esperti geomanti hanno localizzato il punto dove provare a fondare una città. Trovano un enorme fulcro geomantico in questo bellissimo posto perché è un altopiano in solida terra che è protetto su 3 lati da picchi di pietra turchese. Beh, E tra buono. l'altro c'è anche un cancello passerino, il cancello di Gilnarad. Non dice dove va. Non dice dove va, però scelgono che deve entrare al loro punto strategico. Però prima vanno epurate tutte le terre dalla corruzione del caos. A questo punto ci sono le avanguardie che trovano su questo altopiano delle bestie dei pagani debosciati. C'è anche una nebbia profumata, quindi slanesh, Non l'avrei ragazzi! mai detto dalla descrizione. I corpi forestali cercano di capire sempre di più, sempre meglio di provare a contare, fino a quando ne vengono, diciamo, quasi tutti uccisi da una pioggia di frecce spinate.
Quelli che riescono a fuggire riescono a portare la notizia al maresciallo Scillatorian e quindi capiscono che ci sono gli Edoniti di Slaanesh da combattere. Ma cosa ci... Però perché sono venuti lì? ah, il motivo è molto più importante di quello che pensi. Sono guidati da un Lord of Hubris di nome Lord Xitizi. Xite, buona, dillo tu. Xitisticos. Grazie, buona. E loro sono andati qua perché Glutos Oscolion, sua maestà, l'Obesone, aveva sentito parlare di questo sangue del re. E lo voleva assaggiare assolutamente, questo vino buonissimo in grado di far impazzire chiunque l'avesse assaggiato. È un E po' quindi pazzo, posso dirlo. lui è solo affamato e assetato Di novità. di novità. A un certo punto sulla crociata piomba comunque una nebbia color lavanda e poi arriva questo Lord Xitisticos, giusto? Giusto? Grazie. Che attacca la crociata con tutte le cacciatrici a cavallo. Insomma, non aspettano di essere attaccati con gli slanci, vanno loro all'attacco e puntano subito ai rifornimenti della crociata. Infatti cercano il vino. Subito si rendono conto i guerrieri di Slaanesh che non hanno i numeri per affrontare tutta la crociata. E quindi distraggono alcuni guerrieri e poi si lanciano davvero sulle carovane, sui carri nelle retrovie. Poi i carri possono avere la ruota, quindi erano carri che funzionavano. Dov'erano però, scusa, che dici che danno la caccia al sangue del re? Ma ce l'hanno questi qua dietro, quindi. Oh yes! Perché qua si scopre che tutte le anfore che stanno portando ricolme di vino trasudano corruzione. E quindi le anfore con cui si sono presi il vino da Nightwaite erano corrotte. Vabbè, capita. Capita, capita. A un certo punto gli Edoniti stanno anche per distruggere tutte le vettovaglie quando arriva la cavalleria guidata dal maresciallo Thorian, che riesce a metterli tutti in fuga. Questo Lord di Slaanesh scappa e porta con sé abbastanza sangue per portarlo al sommo intenditore. E E tecnicamente li ha quindi... salvati, cioè ha salvato parte della crociata Ma portandolo via. certo. E ha salvato anche il suo posto e il suo fondoschiena. A questo punto gli Edoniti spariscono e l'altopiano viene completamente epurato e finalmente arrivano vicino al cancello di Gilanarad e qui decidono di fondare una nuova città chiamata Verderame. E quindi finalmente anche questa crociata fonda la sua città. Deo gracias. Nel frattempo, Sigmar che gracias. stanno combattendo contro Slaanesh, attraverso le menti di Nightwave ci sono un po' di sparizioni. Ma iniziano a preoccuparsi tutti quando un elmo d'argento sgozza un ufficiale. E quindi la situazione è sempre più grave, la gente sta Ah, infatti, impazzendo. perché ci è successo già il piccone. Si rendono conto che tutte le bestie che hanno bevuto dal fiume Voril sono scivolate in una rabbia frenetica quasi folle. E quindi tutte le acqualiti celai scillatoria e loro sono solo felici di avere queste scorte che vengono da Ammeral. Oh oh. A questo punto Nightwait propone, fu il primo a capire che era il fiume, cioè, era il fiume essere corrotto, e propone di ripristinare la dica Voril, quella di cui avevo detto prima che era completamente in disuso, per bloccare l'acqua che arrivava in città, per riuscire a bloccare il fiume Beh, bravo maledetto e sto maresciallo qua. corrotto. Esatto. Vanno su e arrivano alla dica Voril, dove dovrebbero fare tutti i lavori, e vedono, anzi, non vedono, che... Evander Nightwait scivola fuori del periuto intorno alla mezzanotte e va e si inginocchia e implora una, come viene definita, buona emoguardia, Grimlock, di aiutarlo a distruggere tutti questi mercenari infidi e barbari che sono giunti senza invito a conquistare il feudo del suo signore, il re dell'estate. Infamone! Oh yeah, lui è già corrotto! A questo punto la creatura snuda le zanne e fa un super richiamo di truppe a sé. Mentre la città di Verderame viene fondata e vengono costruiti i primi idoli guardiani, le prime strutture difensive, le prime case, Almeno nella priorità dalla parte giusta. almeno là stanno facendo quello, e il sottomaresciallo Van Dyce resta abbastanza stupito di come vanno avanti i lavori per questa diga e di questo Nightwait che gli dice: No, no, ma non preoccupatevi, i vostri genti sono crociati, riposatevi, riprendete le forze, ci pensano i miei, i suoi lavorano giorno e notte in modo incredibile, non si lamentano mai, non scioperano e rinforzano questa diga. Due domande me le farai anche. Lui un po' di sospetti ce li ha, cioè nel senso questi qua comunque già prima viene detto che erano un po' strani, quindi lui un po' di sospetti ce li ha, però i sospetti si concretizzano quando finalmente riceve un araldo di Thorian che conferma la posa delle prime pietre di Verderame, lui si ritira nella propria tenda e lì trova un'elfa con un'armatura dorata, vesti turchesi, quindi una Luminet. In effetti, a parte loro. Che si vestono così ce n'è ben pochi. Lei si presenta come Siniscalco Oranath del tempio Idrilano. E parla, gli spiega la vera natura della diga di Nightwait e spiega che tutti i sospetti che c'erano nella testa di Van Dyce sono in realtà corretti e quindi
Nightmare, al posto che rinforzare la diga per proteggere la sua città, l'attraversamento, sta creando questa diga solo per deviare i flussi del corrotto Voril nel suo fiume gemello, il corso appassito che conduce direttamente alla nuova città di Verderame, quindi vuole sprigionare la maledizione anche là. Ma l'acqua com'è che viene corrotta? Dal sangue che ci ha buttato dentro Usheran prima. Ora il sottomaresciallo, abbastanza diffidente, chiama sei guerrieri più fidati e si dirige alla diga per affrontare in maniera più diretta possibile questo Nightwraith, che alla fine era proprio quello che questa Oranath voleva, perché distratti i tizi loro sarebbero, loro intendo proprio i Luminet, gli Idrilani, sarebbero infiltrati nel territorio, avrebbero trovato lo spirito del fiume ferito e l'avrebbero guarito. Quindi si Era capisce un che loro sono... diversivo. Sì, è un diversivo, usa gli uomini per distrarre le guardie, insomma, Nightwait. di Nightwing, bravo. Nel frattempo viene descritta la città di Verderame come un posto in realtà non così felice, nel senso che ci sono principalmente Cruel Boys e seguaci di Nargol tutto intorno, che iniziano a fare i primi assalti alla città, che è ancora in costruzione. Allora partono, e Thorin crea delle pattuglie sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più armate, che iniziano a girare intorno alla città per provare a evitare che gli assalti nascano i cantieri. Però si accorge che le perdite sono troppo elevate e non riusciranno a tenere al sicuro la città di Verderame a lungo se le perdite continueranno a essere così tante. Una volta che il sottomaresciallo Van Dice ha raggiunto la diga di Vori, è rimasto sconcertato da quanto erano andati avanti i lavori compiuti da Nightwraith. Era stata completamente ricostruita questa diga, ricostruita con le pietre, e avevano creato una serie di canali di scolo che convogliavano il fiume a est verso il gemello, ovvero l'altro fiume che avrebbe portato proprio a Verderame. Ha fatto un buon lavoro. Molto, molto veloce, molto buono. Nightwhite dà loro il benvenuto, gli invita a vedere il lavoro come è andato avanti, e li invita ad andare sulla sommità della diga. A questo punto Van Dice dice ai suoi uomini: state pronti, prima lo immobilizziamo, lo tranquillizziamo e poi vediamo che cosa non possono fare i Preti Verdi per salvare il fiume. Quando però arrivano vicino c'è uno di questi uomini, l'arcicavaliere Garman, che guarda giù nel fondo della diga. In questo momento il cielo diventa limpido, vedono l'acqua cristallina e vedono una serie di cadaveri da tutte le parti. La diga è stata costruita con scheletri teschi, legno e pietra, quindi ho mischiato tutto ed ho fatto questa diga incredibile. Ecco come ci hanno fatto a metterci poco. Sì, Hanno tagliato tra l'altro sul alcuni dei materiale. morti hanno ancora le livree dei Amiral Gheal. Oh Ah. yeah. E a questo punto Van Dice, che la cui attenzione è stata portata a questo, diciamo, fatto spiacevole, sguaina la spada e dice: sottopone al giudizio di Sigmar, assassino! E Nightwraith snoda i denti e dice: tu mi accusi di tali crimini, proprio tu, compagno di coloro che spararono proiettili nel cuore del re dell'estate? E l'altro: ma chi ti ha detto queste cose? Chi ti ha detto di fare poi questo abominio di diga? Me l'ha detto la nobile emoguardia Grimlock. Ascolta bene, non senti le trombe? Arrivano, arrivano! È felicissimo, si può prendere dal giubilio, Dell'euforia. dall'euforia, e a questo punto delle mani artigliate prendono l'arcicavaliere Garland e lo trascinano nella notte mentre urla. Disastro, arrivano i Gaul da tutte le parti, anche dal cielo. Van Dice sente una mano che si stringe al collo, è proprio Nightwraith che lo fissa con gli occhi spiritati fuori di senno. Lui prova a affondare la spada nel ventre di questo pazzo, che però lo scaraventa lontano. Lui scivola e cade nel precipizio della diga. Ma quando uno cade in questo racconto, cosa succede? Non muore, Degli niente. artigli lo afferrano al volo, lui è pronto per essere sbranato, ma non viene sbranato perché viene salvato Con da le un elfa ali. dalle E ali nere! ragazzi, vorrei notare che se non ci fossero le Doc, Morati e non, Questo è proprio il non. mondo non andrebbe avanti, altro che Skaven. Sarebbe molto figo, ci fosse su Skaven. Comunque, questa qua lo porta in volo fino a Verderame, poi dopo si rivela la classica elfa con i capelli bianchi, sto diadema, eccetera, e vengono portate sia il sottomaresciallo che Kretusa al cospetto del maresciallo Isildin Lothorian, che parla con loro, e questa qui Kretusa si definisce un'alleata di Ammer Lakshya, giunta per salvarli dalla maledizione che aveva soggiogato le menti di Nightwraith e di tutti i suoi seguaci. Intanto Van Dice parla della diga, del problema di
questo fatto che stanno convogliando l'acqua del fiume che poi andrà a Verde Rabe, e alla fine tutti insieme decidono di partire, perché o distruggono la diga in questo momento e lasciano l'acqua nel Voril, l'acqua infetta nel Voril, oppure la città non può sopravvivere. Cioè, e sopravvive, quindi, però un po' modificata. Un po' gaul. E quindi partono con tutti i cannoni, l'artiglieria pesante, e si dirigono direttamente alla città. Davanti ai loro occhi alla fine arrivano dalla diga, ma lì c'è un'immensa schiera di nemici che li attende. Pronti per il combattimento. A questo punto c'è questo enorme combattimento incredibile della diga Voril, dove l'artiglieria spara proprio la diga in sé per buttarla giù. Gli umani combattono contro questi fiumi di Gaul che continuano ad arrivare, sono sempre di più, sempre di più. La battaglia tra l'altro pende a favore di Gaul, perché la diga non viene buttata giù, si rivela molto più resistente del previsto. Per fortuna ci sono le elfe streghe che riescono a... Praticamente è descritto molto bene, c'è la formazione Castellite che con i fucili che si difende, sparano il fuoco, escono le streghe, uccidono i Gaul che si avvicinano mentre gli altri ricaricano, e poi loro ritornano dietro gli scudi e riparte il fuoco. Mi viene in mente all'inizio del Signore degli Anelli, quando c'è il muro di scudi con gli arcieri che sparano attraverso il muro di scudi. Qua partono delle docche attraverso il muro di scudi e poi tornano indietro. Più efficace, molto dire. Più efficace. Comunque la situazione è in bilico e... Però a un certo punto arrivano i Mordant che saltano sopra gli scudi e sfondano le formazioni di Castellite, e arriva anche l'emoguardia Glimlock, quello di prima, che sprona tutti questi qui a partire e a distruggere tutti. Tra l'altro la seconda sagoma sfreccia in cielo, spalanca le ali e colpisce con un bastone l'emoguardia. È sempre noi ragazzi che vi devo dire. Dardi nero-azzurri, diciamo fuoco dappertutto, e Kertusa schiva un po' di colpi di Grimlock, e però a un certo punto viene afferrata per i capelli, il Scillatorian vede tutta la scena, il vampiro sguaina le zanne e si porta verso la gola della vegliarda, però questa qui sbatte le ali, sprigiona delle piume nere che si trasformano in corvi che si avventano su Glimlock e di nuovo gli mangiano gli occhi, gli squarciano la gola, e il vampiro alla fine molla Kertusa che precipita a terra, e a un tratto esplode la diga Voril. Sì, esatto, scaraventa in aria fuoco, pietre, corpi, teschi, qualunque cosa. Materiale di costruzione, prego. Il fiume riprende il suo corso, all'improvviso dilaga dappertutto e sommerge praticamente tutti i Gaul e anche una parte dei crociati, quelli che non sono abbastanza veloci da scappare e mettersi in salvo, però un piccolo prezzo da pagare per la sopravvivenza dell'intera crociata. Vi ho detto che la diga è esplosa, ma non è esplosa con i colpi di cannone. Bensì c'è stata una cosa molto più interessante. Skaven? No, magari. Non così interessante, buona. Comunque Nightwave, quando Stemo guarda Glimlock viene uccisa da Kertusa, a un certo punto riprende il senno e si accorge di cosa è successo, di dove si trova, di cosa ha costruito, quindi c'è di una che cura. Cosa ha fatto. E lui era proprio soggiogato a queste emoguardie, quindi la sua cosa era completamente... Ah, era differente, ok. Sì, non era solo il sangue. E a questo punto, quasi che impazzisce, viene preso in preda alle vertigini fino a quando non trova dei barili altamente infiammabili, prega Sigmar di dargli la forza di portare a termine un ultimo nobile atto, chiude gli occhi, accende un fiammifero e boom, diga! Beh, dai, vai al finale. Ora, abbiamo visto che Kertusa appare sempre all'improvviso a salvare gente che cade. E il suo potere non è quello. Il suo potere è essere un paracadute. Esatto. Però, come mai le riesce a essere, tra l'altro, devi far notare che prima era Admiral Aksha, poi adesso è su Ghiran. Come che riesce a essere al momento giusto, al posto giusto? Perché il suo potere, il dono della preveggenza, le era dato dalla divinità, che avevamo parlato prima, Morai Egg, che appunto era la dea, nell'antichità, del fatto e della morte. Lei ha avuto questa visione, lei già era veniva considerata come una rinnegata, una dissidente, anche una profeta però, e aveva avuto questa visione di questa divinità, Morai Egg, che era stata, ricordiamoci, mangiata assieme alle altre divinità da Slaanesh, di andare in un certo posto e recuperare un diadema. Piantandosi il diadema nei suoi occhi, cioè perdendo la vista fisica, avrebbe acquisito il famoso terzo occhio. Purtroppo per lei, quando lo fa, non succede nulla. Quindi lei, presa disperazione e tutto, perché lei sentiva questa voce di Morai Egg, che la fa diventare anche una paria davanti alle altre elfe, e non la sente più. Quando si pianta questo diadema, perde la vista e perde tutto. Le crolla il mondo. Ma cosa succede? Quando Morati
cosa succede nel futuro. Quando Morati diventa divinità, succedono vari casini, visto che lei aveva assorbito il potere da Slaanesh, alcune, diciamo, frammenti di varie divinità riescono a scappare dal gozzo del principe oscuro. Una di queste scintille, queste schegge di divinità, arriva Cretusa, che stava nella sua cella triste, abbacchiata, anche perché non vede più nulla, acquisisce, sente la voce di Moray Egg, acquisisce quindi il potere profetico di vedere il futuro. Il problema qual è? Moray Egg è una divinità, sa interpretare quello che vede. Cretusa non ha questo dono, riesce a vedere il futuro, ma non sa se è una cosa che è già avvenuta, che deve ancora avvenire, tra quanto avverrà, e quindi fa difficoltà a interpretare queste sue visioni. Infatti, oltre a visioni che apparentemente hanno permesso di salvare personaggi di spicco che abbiamo raccontato fino adesso, le vede anche un paio di visioni molto inquietanti per il popolo degli Elfi. Gli Elfi avranno una rinascita della stirpe, ma ci sarà anche una fine tra le fiamme. Purtroppo lei non sa quale verrà prima delle due e quindi qual è il destino delle divinità. Però diciamo che è molto... c'è un motivo se questo succede, ed è raccontato molto bene in questo libro. Fighissimo questo personaggio, comunque a me è piaciuto un casino. Sì, hanno creato un personaggio che ha spessore. Mi piace il fatto che hanno creato un personaggio, finalmente nelle doc, che non è Morati. Alleluia! E ha carattere, il problema era quello, come... Alleluia! Se avete seguito anche il podcast in cui parlavamo del background, purtroppo il background delle doc è bello, ma è tutto su Morati. Quindi al di fuori di Morati... c'è poca... non c'è nulla, purtroppo. E questo personaggio qua dà quel là in più, che dà giusto qualche smussata al background, bello, ma che gli mancava appunto qualche dettaglio per renderlo fantastico. Parliamo di altri personaggi che abbiamo visto. Ad esempio, le lame di fiume Idrilane, quei Luminet di cui abbiamo parlato, sono un culto guerriero, per l'appunto, dei Luminet, che nota che un sacco di corsi d'acqua stanno soffrendo sotto la morsa del caos. E solo a Ish loro riescono a tenere questi elementi fluviali, come li chiamano loro, pure, ovvero i fiumi riescono a essere curati. E infatti questi qua si spargono per tutti i reami a curare i vari corsi d'acqua. Vanno su Ulug, vanno su Shamon, vanno ovviamente su Ghiran. E ogni volta che riescono a curare l'antico corso d'acqua, questo crea delle catastrofiche, inondazioni che sommergono un po' tutto, soprattutto sommergono tutte le terre infestate dal caos, ma spesso anche qualche insediamento sigmarita, che è un po' il prezzo da pagare. Poi qua ci sono un po' di finali, e qua dice... parliamo di cosa succede negli altri regni. In realtà, ragazzi, è tutto su Ghiran, quindi io vado avanti, tranquillo, sappiate che vengono descritte alcune cose. Gli altri regni non servono quando c'è Ghiran. Esatto, c'è il regno della vita. Allora, viene descritto il fatto che verso ovest, verso Distesa Fonte Eterna, sempre su Ghiran, ci sono un sacco di armate simmarite che vengono massacrate, vengono lasciati simboli della rovina, mutazioni, e ci sono voci che parlano dell'imperatrice del sangue che comanda questa armata di cavalieri volanti. Quindi ci spoileranno un po' Atraxa, il modello che abbiamo già visto, di cui parlerà, che sarà in copertina del prossimo libro. Poi sempre su Ghiran cosa avviene? Vi ricordate Forte Gardus, quando Re Brodi, Mega Gargan, gli Orruk avevano distrutto e conquistato Forte Gardus? Certo, era stato un momento bellissimo. Esatto. In questo momento sono tutti felici, pieni di gloria e abbastanza contenti, ma sono diventati tutti giganti da cacciatori, sono diventati prede. Prede di chi? Dricia. Dricia non dimentica, Dricia non perdona, Dricia decide di concentrarsi sulla distruzione di tutti i Gargant che vagano nella foresta, e li sta ammazzando uno dopo l'altro, e Re Brodi a questo punto è costretto a dichiarare guerra contro Dricia. Non vedo nessun problema al riguardo. Perfetto. Altro piccolo argomento, Morati, la tua preferita. C'è un bellissimo discorso di Morati, Regina Ombra e Morati Kane, che parlano l'una contro l'altra, proprio di Cretusa. Parlano tra di loro. Oh yes. Quindi ha una... no, mi ha sconvolto perché ha una personalità. Pensavo che non avesse una personalità la Regina d'Ombra. Eh sì, sì, la Regina d'Ombra è proprio una parte della personalità di Morati. Sai che Morati ha tutte queste personalità. È stata divisa. Infatti c'è la parte più impetuosa, più arrogante, più che azzarda, che è la serpente, e invece la parte più riflessiva, più... ma non studiosa. Pensavo che avesse una sua mente. Ok, quello... sì, e sono entrambe la stessa mente, ma dialogano tra loro, infatti parlano proprio di come gestire questa Cretusa. Alla fine c'è Morati Kane che taglia corto e dice: allora, calmati, datti una calmata, controllati, non facciamoci prendere dal panico, nel senso che assolutamente non dobbiamo dare più peso a questa Cretusa di quello che ha, perché che cosa penserebbero gli altri del nostro comando se appena c'è qualcuno che mette in discussione la nostra divinità, noi ci facciamo prendere dal panico. Ma comunque non siamo arrivati fino qui sottovalutando i nostri nemici. Alla fine decidono che devono riuscire a
far cadere in una trappola questa qua e poi capire se possono farne qualcosa oppure in caso contrario, beh, potranno soddisfare la loro sete di sangue. Altri raccontini brevi alla fine. C'è una lettera scritta da niente proprio di meno che Annie Vertol, agente di Azir, che scrive e racconta, insomma, al custode Kishano quello che è successo, ovvero che hanno chiuso la stazione di pompaggio, che finalmente sono riusciti a evitare e sradicare la maledizione del re, del sangue del re. E a questo punto dicono: speriamo solo che i rifornimenti che abbiamo mandato ai nostri amici crociati verdiani non creino un'altra epidemia, cosa che invece sappiamo che è successo. Spoiler, ops, succede. Ops. Poi parla di Cretusa dei Cainiti e dice che non li ha capiti bene, ma che per ora hanno una comunione di intenti e quindi in questo momento, secondo lui, va bene seguire questi qua, perché a quanto pare vanno nella stessa rotta. E inoltre sottolinea il fatto che ci sono quindi delle fratture all'interno c'è sempre la pagina finale dove ci parla un attimo di quello che è successo. Allora, abbiamo lasciato la Pontifex Zenesra in bilico tra la vita e la morte, qua non ci dice se è sopravvissuta, se morirà, ma ci dice che tutti i devoti del Dio Re continuano a costruire questa città, la città di Braesgard, e quindi finalmente vengono erette le palizzate, viene ricostruita insomma una nuova città a tutti gli effetti, e così partono anche degli araldi verso la grande città per annunciare questa nuova fortezza del Dio Re, che lavori e chiedere anche rinforzi per assicurarne la sopravvivenza. E poi, sempre a Raidgard, iniziano a impazzire alcuni cittadini, impazzire, qua pensate che diventano di Gaul, no, i cittadini sono sempre più paranoici, insomma, vengono privati del sonno e cominciano a mormorare di sommessi scalpicci, rumori di esseri striscianti e maligni occhi rossi che li scrutano nella penombra. Arrivano gli scaven, ragazzi! Guardate il video della quarta edizione, secondo me è quello lì. E capite. Nel frattempo, invece, chi è sopravvissuto, diciamo, alla vera maledizione del diventare un Gaul, quindi la maledizione del sangue del re, sta creando verde rame. Per fortuna Cretusa e le Cainite riescono a salvare quelli che avevano ancora delle tracce della maledizione del re del sangue, quindi non vengono uccisi tutti, per fortuna. Alcuni pazienti vengono definiti come irreversibili, ma altri vengono salvati. A questo punto il maresciallo Isildatorion vede che le difese vengono finalmente edificate e chiede a questa Cretusa, le Cainite, di fermarsi al loro fianco, ma queste qua declinano. Però lei, tipo oracolo di Delfi, le lascia una premonizione e le dice che una nuova ondata di ferocia avrebbe travolto l'istmo e si sarebbe schiantata proprio sulle mura della sua nuova città. Giusto perché le cose devono essere chiare. No, nel senso, secondo me questo è un chiarissimo spoiler al fatto che arriva questa Atraxia. Si chiama. Perfetto, quindi arrivano gli Slave to Darkness, secondo me qua, perché di là arrivano gli Scaven, secondo me di qua arrivano gli Slaves, che sono un po' gli spoiler che ci hanno fatto. Bene, con questo abbiamo finito il libro. Bel libro. Il culto di Morati Kane, che sono portate proprio da questa Cretusa, da questo altro culto, e quindi dice, forse fra un po' potremmo approfittarne. Inoltre dice che ci sono sempre più Scaven in giro, ed è un po' preoccupato di questa cosa, e fanno degli attacchi tutti coordinati, gli Scaven, cosa molto strana, ovvero hanno tutti preso di mira delle fortezze nascenti, e tutti gli attacchi sono coincisi con dei terremoti. Dice che devono trovare delle forze per andare contro gli Scaven. A proposito di Scaven, c'è anche un raccontino breve di questi Scaven, del Pontefice, quindi somma carica, Pontefice della Peste. Ah, pensavo parlassi di Zenestra. No, io parlo dell'unico vero Pontefice, l'unico vero Papa, il Papa del Clan Pestilence, dove lui, seduto al Concilio dei 13, dice che i Pestilence stanno continuando a portare avanti il più grande e ingegnoso piano, sì, e sia Akshi che Ghiran, che Gur, ci sono vene di magia che diventano verdi, e tutto procede come il ratto cornuto desidera. E all'improvviso una voce, anzi, quella voce che viene definita come una sola voce con tante persone che parlano, dice, è davvero così? Ed è Screech Vermin King con le sue 13 menti che parlano. E quindi appare Screech Vermin King, l'araldo, insomma, del ratto cornuto in persona. Che appare poco normalmente nei racconti. Almeno. Quando appare succedono casini. Comunque qua appare, chiede, è davvero così? E l'altro dice sì, e cosa mi dici di Costa Artiglio? È stato tutto preparato come aveva richiesto Ratto Cornuto? Non ancora, mio signore, lo sarà presto! Le due code di Screech si muovono e zac! Impano questo Vulkit che muore, quindi viene ucciso un membro del Consiglio dei 13, così. Come il gran pontefice ha fatto la fine. E Screech Vermin King dice, nessun fallimento! E quindi ci prepariamo gli scambi che già abbiamo visto che arriveranno, io sono gasatissimo. Quindi c'è un posto nuovo. Ragazzi, se volete mettere
provarvi per quel post che si è liberato a consiglio di 13, ora potete farlo. Esatto. C'è sempre la pagina finale dove ci parla un attimo di quello che è successo. Allora, abbiamo lasciato la Pontifex Zenestra in bilico tra la vita e la morte, qua non ci dice se è sopravvissuta, se morirà, ma ci dice che tutti i devoti del Dio Re continuano a costruire questa città, la città di Brasegard, e quindi finalmente vengono erette le palizzate, viene ricostruita insomma una nuova città a tutti gli effetti, e così partono anche degli araldi verso la grande città per annunciare questa nuova fortezza del Dio Re. Che lavori e fa, chiedere anche, a chiedere anche rinforzi per assicurarne la sopravvivenza. E poi, sempre a Redgrad, iniziano a impazzire alcuni cittadini, non a impazzire, scusate, per impazzire, qua pensate che diventano di Gaul, no. I cittadini sono sempre più paranoici, insomma, vengono privati del sonno e cominciano a mormorare di sommessi scalpicci, rumori di esseri striscianti e maligni occhi rossi che li scrutano nella penombra. Arrivano gli scaven, ragazzi! Guardate il video della quarta edizione, secondo me è quello lì. E capite. Nel frattempo, invece, chi è sopravvissuto, diciamo, alla vera maledizione del diventare un Gaul, quindi la missione del sangue del re, sta creando verde rame. Per fortuna, Cretusel e Cainite riescono a salvare quelli che avevano ancora delle tracce della maledizione del re del sangue, quindi non vengono uccisi tutti, per fortuna. Alcuni pazienti vengono definiti come irreversibili, ma altri vengono salvati. A questo punto il maresciallo Isildatorian vede che le difese vengono finalmente edificate e chiede a questa creatura, le Cainite, di fermarsi al loro fianco, ma queste qua declinano. Però lei, tipo oracolo di Delfi, le lascia una premonizione e le dice che una nuova ondata di ferocia avrebbe travolto l'istmo e si sarebbe schiantata proprio sulle mura della sua nuova città. Giusto perché le cose devono essere chiare. No, nel senso, secondo me questo è un chiarissimo spoiler al fatto che arriva questa Atraxa. Si chiama. Perfetto, quindi arrivano gli Slave to Darkness, secondo me, qua, perché di là arrivano gli Scaven, secondo me di qua arrivano gli Slaves, che sono un po' gli spoiler che ci hanno fatto. Bene, con questo abbiamo finito il libro. Bel libro. Scritto bene, i racconti, anche quelli piccoli, come sempre, ti danno quella profondità in più che ti fa gustare tutto quello che è successo, perché comunque danno dei dettagli in più, tipo il perché il fiume è infetto, sì. Perché Ushorn che si diverte a farlo. Ma allora, a me è piaciuta molto la parte della vita. A me, ragazzi, continua a piacere di più la storia della vita. Ogni volta che leggiamo... Beh, il non plus ultra l'abbiamo avuto quando è entrato in scena Ushorn. Comunque, anche qua è figo, perché ci sono un po' di colpi di scena, un po' di cose. Sì, la diga. E che con Zenestra... Allora, c'è da dire che purtroppo, essendoci Zenestra stessa, tu sai che non può finire troppo male con Zenestra, perché è un personaggio... importante nella storia, c'è purtroppo al suo interno un po' di spoiler, è sì, quello. Sì, sì, beh, comunque è anche vero che non è che ti hanno tanto bene, ma ci sono bruciati tutti. No, però sai che quando sì. Sai già che non finirà malissimo fin tanto che c'è Zenestra, adesso è svenuta, quindi si è aperti alla sfiga. Comunque a me è piaciuto bene la storia che loro scendono nelle profondità, questo portale, Night Hunt, eccetera. Però forse questo attraversamento, la diga che viene costruita, il plot twist che sono tutti dei Gaul, a me questa è piaciuta di più, quella verde piace sempre di più come storia. È più approfondita. Comunque un bel libro. Sì. Belle cose. Ecco, ragazzi, un paio di così... previsioni completamente a caso. Allora, a me questi elfi dei fiumi fanno tanto pensare che ci sarà con i nuovi Luminet una nuova ondata Luminet, ondata questa volta proprio del fatto fluviali. Sapete che ci sono i vari tempi, abbiamo visto l'aria, abbiamo visto la pietra, adesso vedremo, credo, la parte dell'acqua, perché vengono chiaramente descritti per la prima volta a tutti gli effetti questi qua. Chissà che non ci sia anche Tyrion tra loro, mi piace. Ah, ci sta, anche i modelli tra l'altro di questi qua nuovi sono bellissimi, sì, a me piacciono molto. Poi altre cose che abbiamo visto, Annivertone Company, Cretusa, sono uscite le miniature a tutti gli effetti. Gli spoiler su questa Trax e quindi sugli Slay to Darks che entreranno in scena nel prossimo, che vi ricordo è l'ultimo libro, secondo me portano proprio a quella miniatura lì e non credo molto altro. Gli spoiler a Skaven portano direttamente a House 4, quindi figo, no? Secondo voi, e magari se volete scrivere nei commenti, secondo voi quale delle due città sopravviverà? Perché ricordiamoci, la GV ha detto all'inizio che una delle due fondazioni fallirà. Esatto. E visto che da una parte abbiamo gli Skaven e dall'altra abbiamo Atraxia, quale delle due ce la fa e quale no? Secondo me, ragazzi, abbiamo parecchi spoiler per questo. Adesso non ve li faccio perché non voglio essere uno spoilerone tipo Marvel, però secondo me abbiamo già tutti gli indizi per sapere cosa succede. Detto ciò... Io spero comunque quella di Ghiran ce la faccia, perché hanno mangiato troppa merda. Hanno mangiato un po' tutti, comunque sì sì. Ragazzi, se vi è piaciuto questo contenuto, magari ci lasciate un like, così. Sì, condividete, classico, anche, ora non so come funziona con i podcast su Spotify, se si possono condividere, ma il mi piace è sempre ben accetto. Grazie mille a tutti per essere arrivati fino qua e ci vediamo poi dopo all'ultimo capitolo quando uscirà. Ciao ragazzi. Ciao ciao.